Oggi vi presento Doc, che è uno strumento che si può utilizzare anche per sviluppare, e siccome oggi è il tema dei head coding, vediamo qualche esempio di come utilizzarlo come strumento appunto di sviluppo. Allora, queste slide le trovate, devo ancora cliccarle, ma le troverete dopo, a questo indirizzo su GitHub. GitHub, per chi non lo conosce, è un social network dedicato alle persone che sviluppano software open source. E, allora, una breve introduzione, vediamo qualcosa di come utilizzare Docker da command line e vediamo poi degli esempi di semplicissimi di Hello World in C, in Java e dopo in Node.js. E dopo vediamo un po' come sono fatti i Docker Files. Allora, cos'è Docker? Come vi ho detto, è un software open source scritto in Go. Go è un linguaggio di programmazione nato in Google poco tempo fa, qualche anno fa, ed è ultimamente usatissimo soprattutto in ambienti server. Come vi ho detto, anzi forse non l'avevo detto, comunque Docker è un progetto open source stato in GitHub. E, cos'è Docker? Docker è uno strumento che permette di lanciare contenitori in Linux. I contenitori sono dei processi che possono partire in un ambiente isolato, una specie di sandbox, all'interno di Linux. E quindi sono a tutti gli effetti dei processi a cui si possono assegnare delle risorse di memoria in termini di RAM, in termini di disco, in termini di processore, e partono isolati dal resto del sistema. Vuol dire che non hanno visibilità su quello che sta accadendo al di fuori di un ambiente isolato a loro dedicato. Docker è spesso associato alle macchine virtuali, ma Docker non ha nulla a che vedere con le macchine virtuali, e un concetto chiave è che Docker non va a rimpiazzare le macchine virtuali. Voi sapete cos'è una macchina virtuale? Sapete cos'è la virtualizzazione? VirtualBox, se l'avete mai provato? Bene. Ecco, in Docker non c'è un kernel separato e non c'è un hypervisor. Hypervisor sarebbe quel pezzo strato di middleware software che va a gestire le macchine virtuali. Ecco, qui vedete la differenza tra le macchine virtuali e i container. Allora, tradizionalmente le macchine virtuali avete server, sistema operativo, su bare metal, stiamo facendo l'esempio, cioè su macchina fisica. Avete l'hypervisor, poi avete le macchine virtuali e sopra avete praticamente tante macchine virtuali con i vostri programmi e le applicazioni diverse. Okay? Nel deployment a container invece avete semplicemente un server, poi avete il sistema operativo, per esempio su una macchina fisica, e poi avete i container che condividono librerie, share libraries e pezzi di applicazione finale, e che girano appunto come dei processi, senza bisogno di un hypervisor o di un'ulteriore macchina virtuale che li gestisca. Ok, vediamo un po' di numeri in Docker. Docker usa dei namespaces e cgroups di Linux, che sono roba stata introdotta, software stato introdotto in Linux ancora nel 2002 e nel 2007, e che in realtà in produzione sono stati utilizzati da dei grossi colossi degli Stati Uniti per parecchio tempo come progetti internal. Per esempio Google, quando è venuto fuori il fenomeno di Docker qualche anno fa, ha dichiarato che loro usavano già questa roba, questi concetti qua di namespaces e cgroups, che sono praticamente il modo in cui in Linux si isolano i processi e le risorse, ancora da 10 anni, diceva Google. E non a caso, infatti, se non erro, le prime implementazioni in Linux di namespaces e cgroups sono stati fatti da dipendenti Google.
Nel 2010 e poi comunque nel 2012 è nato come un progetto internal in un'azienda sempre negli Stati Uniti e la prima release 1.0, che di solito nel software 1.0.0 sta per release stabile, è del 2014, quindi veramente è un progetto nuovo, stabile da neanche 2 anni. Per farvi capire quanto grosso sia, potete andare a vedere su GitHub il repository e vedrete che ha qualcosa come 36.000 stelline, 10.500 forks e più di 1.500 contributors, che vuol dire che sono programmatori che sviluppano questo software, che sono dei numeri che per un progetto open source è una roba molto molto importante. Ok, allora perché interessa agli sviluppatori Docker? Perché Docker semplifica la maniera in cui riusciamo a crearci un ambiente di sviluppo per creare la nostra applicazione e poi anche e quindi buildarla, compilarla, eccetera. E poi anche per farla partire nel sistema operativo. Perché l'idea di Docker è quella di pacchettizzare il software dentro appunto un'immagine, che poi viene trasformata a runtime in un container e che quindi viene eseguita potenzialmente su qualsiasi macchina Linux che abbia Docker. Vabbè, andiamo avanti. Allora, Docker è fatto, diciamo, in due parti. C'è un demone che gira su Linux, poi c'è un'interfaccia CLI che è per comandarlo. Quindi dal client si riescono a lanciare dei comandi che il server Docker interpreta e fa partire i processi nella macchina in cui io stato. Quindi si può utilizzare su Linux ovviamente, ma anche su Windows e macOS. E naturalmente la parte server gira solo su macchina virtuale Linux, quindi se volete provarlo in Windows o Mac dovete avere una macchina virtuale con dentro Linux. Ok, qui l'installazione su Ubuntu è molto facile, adesso è nei repository ufficiali, apt-get install docker.io, oppure semplicemente da shell fate partire questo comando e poi vi aggiungete al gruppo Docker se volete usare il comando Docker come utente normale senza privilegi di amministratore. Ok, Docker Machine essenzialmente è un wrapper attorno a VirtualBox o altri backend che serve per creare macchine virtuali Linux con dentro Docker. È uno strumento che hanno fatto il team di Docker per semplificarne l'uso, ma ripeto, se voi utilizzate Linux non avete bisogno di questa Docker Machine. Ok, allora vediamo come funziona subito un esempio pratico. Hello World. Allora, Docker run BusyBox echo Hello World. Allora, questo qui è come si invoca Docker per lanciare un container. Run è il comando che serve per dire fa partire il container. BusyBox è un'immagine di base da cui far partire il container e echo hello world è semplicemente il comando che forse avete già visto anche in bash e che fa il print di una stringa. Allora, quando lanciate questo comando sul terminale, accadono appunto queste cose. Viene scaricata un'immagine che è l'immagine di partenza del file system del container. Viene creato un nuovo container su Linux e viene eseguito il comando echo hello world. Ve lo faccio vedere. Cambiato.
Mamma. C'è un hacker Microsoft presente, non si può. No. Ma porca miseriaccia. Ma roba. Vabbè, adesso vediamo come risolverlo. No. Allora. Un attimo solo. Ok, intanto andiamo avanti, vediamo se... Allora, vediamo un attimo, vi ho parlato di immagini e container. Allora, vediamo la differenza. Allora, un'immagine in Docker è un template, come è scritto nella slide, per un contenitore. Vuol dire che è un file system di partenza con tutti i componenti necessari, voglio dire librerie e file binari, per far partire l'eseguibile all'interno di un contenitore. Può essere scaricata dal Docker Registry, che il Docker Registry è un repository, un sito, se vogliamo farla semplice, dove ci sono una serie di immagini di partenza da cui partire per creare dei container. Per esempio, si possono trovare l'immagine di Ubuntu, l'immagine di Debian, l'immagine di qualsiasi altra distribuzione vi venga in mente, o anche addirittura immagini con software già pacchettizzato. Per esempio, avete bisogno di un server web Apache. Bene, andate su questo registry e troverete l'immagine di Apache, il che vuol dire che voi con un comando, esattamente come avete visto questo, potete far partire Apache sul sistema con Docker. Tradizionalmente voi cosa avreste fatto? Avreste aperto il software package manager del sistema operativo e avreste installato il programma che vi interessa, giusto? Esatto. Con Docker invece avete la possibilità di, diciamo, non sporcare la macchina sulla quale state lavorando, senza andare a dover tirar giù un miliardo di roba, ma potete far partire un'applicazione isolata come container con Docker. Vediamo se nel frattempo... riavviandola, non si sa perché. No, ma... Ok. Allora, vediamo un attimo. Ecco qui l'esempio che volevo farvi vedere prima. Ecco. Allora, facciamo una cosa. Dopo vi spiego. Allora, vediamo se sono connesso. Ok. Allora. Vediamo. Si vede qualcosa? Un momento. Ok, allora guardiamo, vediamo un attimo cosa è successo. Quando ho fatto il run di questo comando, vediamo cosa è successo. Sul sistema in cui ho Docker non era presente l'immagine BusyBox e quindi Docker è andato a scaricarla dal Docker Registry. L'ha pullata, si dice in termini tecnici. Ha finito il pull, ha verificato un po' di digest sulla sicurezza per vedere se quello che ha scaricato era a posto e poi ha istanziato a partire dall'immagine un container
su cui ha fatto partire il comando echo hello world, e l'output naturalmente è questo. Se io faccio ripartire, stavolta ho già l'immagine in locale e il programma parte subito e printa hello world. Speriamo che non vada in stand by, se no... Ok. Allora, su Docker avete tutta una serie di comandi, sempre da riga di comando, per cercare nel repository delle immagini, pullare le immagini, pushare le immagini, perché una volta che voi avete tirato giù un'immagine, potete farvi un'immagine di partenza, diciamo, potete farvi la vostra immagine, quindi potete installarci dentro questa immagine il vostro software, pacchettizzarlo e poi pusharlo, cioè vuol dire fare l'upload di questa immagine nel Docker Registry oppure eventualmente in un registry privato aziendale. Poi vabbè, ci sono tutta una serie di altri comandi come il Docker Images, che fa vedere le immagini che avete sulla macchina. Faccio qualche esempio. Vedete, queste qui sono le immagini di partenza che io ho già scaricato prima di venire qua e che posso, su cui posso istanziare un container. Allora, questo qui è il nome dell'immagine, vedete. Per esempio ho l'immagine Ubuntu, ho l'immagine BusyBox, che è quella che ho fatto partire, e poi ho altre immagini che mi servono per farvi esempi dopo. Scusa, in questo caso Ubuntu che cosa sarebbe? Ubuntu è l'immagine che si trova nel Docker Registry, ok? Ed è, come vedete, un'immagine da 127 MB, è con un file system minimale per istanziare un container. Vi faccio un esempio subito al volo. Docker run -it Ubuntu bash. Con questo comando io adesso sono dentro un container isolato. Se io controllo quali sono i processi dentro questo container, vedete che lui non vede nulla del sistema operativo esterno. Vede solo bash, che è praticamente l'unico processo che è stato fatto partire quando ho fatto partire il container. Quindi vedete, allora IT qui sta per Interactive e T per TTY, che sarebbe il terminale da allocare quando mi attacco al container. Quello che è bello è che dentro questo container io adesso ho il file system di una distribuzione Ubuntu 16.04 e posso, per esempio, fare prima l'update della lista dei pacchetti disponibili e poi andare a installarci il software che voglio. Vedete, adesso non lo installo perché sono connesso, sono mobile. Questa qua, allora, questa qui che sto facendo adesso è tutta roba che sto facendo all'interno del container. Finché faccio la roba all'interno del container, l'immagine non viene modificata, l'immagine di partenza. Però una volta che io ho installato il software che mi serve, posso decidere di rendere persistente il container. E quindi, se io adesso installavo Vim, che è un editor di testo, che non era installato nella distribuzione base, mi potevo creare un'immagine e poi darle un tag, cioè un nome, e successivamente lanciare quel container che già aveva Vim dentro. Ah, e vi faccio vedere una cosa. A name A serve per vedere che kernel la macchina sta eseguendo, no? Vedete, a sinistra sono dentro il container, a destra sono nell'host. Il kernel, come potete vedere, è lo stesso, perché il container è a tutti gli effetti un processo, non una macchina virtuale, è un processo come gli altri all'interno del sistema operativo. Ok, qui avete l'immagine per taggare, i comandi per taggare le immagini o per rimuoverle, eccetera, eccetera.
Docker ha una serie infinita di comandi. Vediamo se... che è impossibile spiegare in un talk da un'ora o quello che è. Ci vogliono veramente giorni di apprendimento. Comunque vi faccio vedere alcuni dei più significativi. Con il comando run ci sono delle opzioni, per esempio il name per nominare il container, v-v per condividere un pezzo di file system dalla macchina host al container. Adesso vi faccio vedere una cosa. Io qui dentro adesso sono dentro il container. Dentro il container sono root e in questo momento non ho condiviso niente con l'host di Docker, dei container. Se voglio posso condividere pezzi di file system, quindi posso montare una cartella all'interno del container e posso assegnare al container risorse, come vi dicevo prima, in termini di RAM, processore, eccetera. E tutti questi parametri qui si fanno con dei flag al momento in cui istanzio l'immagine e creo il container. Ok. Adesso ho un container che sta andando qui sulla sinistra. Se io do il comando docker ps per richiamare il ps standard di distribuzione Linux, posso vedere che ho un container che sta girando con un comando di inizio che è bash ed è su da 4 minuti e un po' di statistiche. Col ps-a posso vedere anche quelli che ho terminato, per esempio. Ok. Ci sono tutti i vari comandi per stoppare il container, lanciarlo, killarlo, rimuoverlo, eccetera. Per esempio, un altro flag molto interessante è il meno D. Con il meno D vuol dire demonizza il container, quindi mandalo in background e non allocarci una command line per interagirci. Perché di solito quello che succede è che quando abbiamo pacchettizzato il nostro software, soprattutto se è un software che poi va a girare lato server, non ci interessa interagirci da terminale, ma lo lanciamo in background. Ok, vi faccio vedere velocemente cosa si può fare con exec, col comando exec. Allora, io adesso ho un container sulla sinistra lanciato. Benissimo. Come posso fare per entrarci ed eseguire un altro comando? Allora, questo qui è il container ID. Ok? Docker, quando istanziate un'immagine, crea un container e ci mette un identificativo univoco. Questo qui è solo parte dell'identificativo, che in realtà è una stringa molto più lunga. Però per semplicità, qui è stampato in grafica solo il primo pezzo. Ok. Adesso ho lanciato docker exec meno it, che è sempre per allocare un TTY ed essere interactive, l'ID del container e un altro, e di nuovo ho istanziato bash. Se io adesso faccio ps, vedo che ho due processi bash che stanno andando perché sono all'interno dello stesso container, e quindi i processi che creo in quel container di default hanno visibilità anche sugli altri processi di quel container. Di solito quando viene pacchettizzato il software per Docker si tende a creare immagini che poi fanno partire un unico comando, un unico processo. Quindi
non si fanno partire più processi all'interno dei container come accade nelle macchine virtuali. Se io voglio far partire due processi, uso due container diversi e questi due container diversi, se hanno bisogno di parlarsi, lo fanno tramite interfacce standard tipo socket, tipo i socket, insomma, sì. Ok. Ok, altri comandi, tipo per vedere i log di un container, sono logs-f con l'id del container, eccetera. Potete copiare file all'interno del container. Ecco qui. Per modificare il container, come vi dicevo prima, a partire dall'immagine potete usare il comando commit. Quindi, ok, io adesso ho un container che sta girando, di cui so l'identificativo. La sintassi è l'id del container e nuova immagine che voglio creare. Text LD 2016. Ok, vedete, adesso mi ha fatto il print del nuovo hash dell'immagine che ho appena creato. Se io ispeziono le immagini, vedete che ho la mia nuova immagine, che si chiama Test LD 2016, di 166 MB, e ha come immagine di partenza quella di Ubuntu. In questo caso non ci ho installato sopra niente, per cui è più o meno la stessa identica. Però l'idea è quella, appunto, di partire da un'immagine base, installare tutto quello che serve per la vostra applicazione, poi committare il container e quindi avere un'immagine con tutto il necessario dentro per far partire un'applicazione che si è sviluppato, insomma. Vediamo. Ah sì, una cosa importante è che Docker usa un sistema differenziali tra file system, cioè usa file system astratti, mi spiego meglio. Se voi avete sulla stessa macchina due applicazioni, due container o meglio, che si basano entrambi sull'immagine di Ubuntu come immagine di partenza, quello che succede è che nel file system dell'host in realtà c'è tutto quello che è condivisibile a livello di immagine resta condivisibile, cioè resta solo una volta nel file system. Se io ho due immagini, una dove ci ho installato Vim e l'altra dove ci ho installato Emacs, che sono state entrambe create a partire dall'immagine di Ubuntu, nell'host c'è l'immagine di Ubuntu e poi c'è un pezzettino di file system che mi va a comporre l'immagine di Docker dove ho installato VI e l'altra dove ho installato Emacs. E quindi c'è le risorse, insomma, sono controllate e condivise, cioè ottimizzazione delle risorse. Quindi, scusate, sì. Se adesso non eliminassimo l'immagine di Ubuntu, sì, il nostro test del 2016 non funzionerebbe più. Esatto, in questo caso quello che succede è che se tu provi a fare Docker RMI, RMI che sta per Remove Image Ubuntu, non te lo fa fare perché ti dice che tu hai un'immagine che dipende da Ubuntu, ok? Mentre se io, e quindi non te lo lascia fare, mentre se io andavo a eliminare questa, che è quella che ho appena fatto, me la cancella. Bene. Ecco qui, questi qui sono degli script che di solito si usano perché per far pulizia sul sistema. Quando si sviluppa, e si creano tanti container, tante immagini, allora c'è una sintassi, degli script per far pulizia, diciamo. Vabbè, questa potete. Ok, allora vediamo come si può usare come strumento di sviluppo per programmare. Allora, io non so quanti di voi fanno qualcosa di programmazione, spero buona parte. E vi ho preparato un esempio di semplicissimo di Hello World in C, in Java e dopo in Node.js, che è un
diciamo, un ambiente per fare applicazioni web. Ecco. Allora, vediamo il primo esempio in C. Allora, qui abbiamo un Hello World. Semplicissimo. Un po' di commenti. Si compila con GCC. GCC, file di input, sorgente, meno sta per binario che vogliamo andare a creare, e si esegue con punto .hello. Ok, includo la libreria standard e faccio un semplice printf hello world. Primo programma che fa che fanno il 99% dei programmatori. Perfetto, allora come facciamo? Faccio subito l'esempio pratico perché ce l'ho nella macchina, ce l'ho qui. Ok, qui adesso andiamo fuori dal container, andiamo qui. Ok, è questo. Ce l'ho su un file che si chiama hello.c, quello sulla sinistra. A questo punto nella mia macchina cosa dovrei fare? Se volessi compilarlo avrei bisogno di installare in questa macchina il compilatore. Il compilatore, non so se sapete cos'è, ma è quel programma, diciamo, che serve per trasformare i sorgenti in codice che poi va eseguito sulla macchina. Quindi avrei bisogno di installare GCC, che è il compilatore GNU per il C, ma anche per altri linguaggi di programmazione, e poi avrei bisogno di compilarlo con questo comando qui. Quindi dovrei fare apt-get, visto che sono su Ubuntu, install GCC o quello che è, e poi far partire GCC per compilare questo mini hello world in C. Quello che posso fare invece è, senza installare niente, usare Docker e far partire un'immagine di base che ha già il compilatore dentro e che mi va a compilare il file sorgente. Quindi faccio il run di un'immagine che si chiama GCC e lancio dentro, vediamo se riesco a farvelo vedere un po' più, lancio dentro il comando GCC hello.c-o hello. Ok, qui c'è una cosa in più che non vi ho ancora fatto vedere prima, però ne avevo parlato. Questo flag qua serve per montare una directory dell'host nel container, perché dentro il container abbiamo bisogno di passare il file del sorgente che è hello.c. Ok? Quindi passiamo al container, condividiamo quel container, la cartella corrente, pwd stampa la cartella corrente, ok? E andiamo a compilare il programma. Vedete che è stato creato, questo qui in verde è l'eseguibile, che farà il print a video di Hello World. Per farlo partire posso o fare così, quindi lanciare un container che sempre usa come immagine di partenza GCC e far partire il programma al suo interno. Vedete che ha printato Hello World. Oppure, siccome è stato compilato per architettura x86 e solo su una macchina host che è x86 e non ha, e le dipendenze di questo binario non ci sono, solo quelle del C, perché ho fatto una semplice printf, ok, qui niente, vabbè. Quello che posso fare è lanciarlo anche sulla macchina in cui sono adesso, quindi senza far partire il container. Vi faccio un altro esempio che ho sulla slide successiva. Questo qui è praticamente l'Hello World, stesso Hello World di prima, però fatto in Java. Ok. Si compila col compilatore Java C, con il comando Java C hello world.java. Io adesso, nel mio sistema qui, che è un sistema abbastanza pulito, se voglio far partire questo programma, devo per forza utilizzare Docker,
perché non ho installato la JVM, che è la Java Virtual Machine. Voi sapete che in Java, per far partire un'applicazione che voi fate, insomma, c'è bisogno di una macchina virtuale che sta sopra il sistema operativo. Quindi, se io voglio compilare quell'applicazione, non ho Java, non ho né l'ambiente di sviluppo Java né la macchina virtuale Java installata sul sistema. Però mi sono scaricato l'immagine OpenJDK, che è quella che è un'immagine che si trova nel container registry, che ha già tutta una serie di tools dentro, tra cui il compilatore Java, e con un comando mi sono compilato l'Hello World. Naturalmente adesso è stato creato un Hello World.class, che è l'eseguibile per la macchina virtuale Java, però questa volta per farlo partire io sono costretto a far partire un container che abbia la macchina virtuale Java dentro. E vedete che anche questo stampa l'Hello World. Ok, passiamo all'ultimo esempio. Questo qui è un semplice programma che gira su Node.js. Node.js è un ambiente che utilizza Vuoto, che è il motore di JavaScript che ha creato Google per Chrome, che interpreta il JavaScript. Ok, vedete, allora qui questo qui è il modo per importare un modulo, una libreria, quella che in C è una libreria, modulo HTTP, e poi vabbè, faccio tutta una serie di cose per istanziare l'applicazione, crea un server HTTP e poi faccio il listen in quel server su una porta e su un indirizzo IP che ho creato prima su due costanti. Vediamo come farlo partire. Vedete cosa ho qua dentro? Qua dentro ho l'index, che è quello che avevo nella slide. Ok. Ok, vediamo un attimo meglio questo comando. Run sempre per far partire un nuovo container. IT l'abbiamo già visto per allocare e attaccarsi alla riga di comando. Ecco, qui c'è un nuovo flag che è meno net uguale host. Vuol dire che sto condividendo le interfacce dirette dell'host con il container. Mentre prima, quando facevo partire un container, vediamo. Prima, quando facevo partire un container, vedete, il container ha delle interfacce dirette virtuali che sono isolate dal resto del sistema. Se invece io voglio far partire condividendo risorse del sistema, il metodo per condividere le interfacce dirette è quello lì, passargli quel flag net host. Si possono poi creare. Ecco, vedete che adesso le interfacce qua sono cambiate e ho esattamente le stesse interfacce. Adesso qua l'output non si vede benissimo, comunque le stesse interfacce che ho nell'host. Allora, torniamo all'esempio. Qui condivido un pezzo di file system, che è la cartella corrente, e la vado a montare nel container, nella directory app. -W sta per setta la work directory ad app, dopo vediamo dentro il container cosa succede. Questo qui è un modo per passare una variabile d'ambiente. Le variabili di ambiente sono delle variabili che si possono iniettare dentro il container. In questo caso gli sto passando una variabile che si chiama porta, ok, port,
e la metto a 80. Se voi vedete qui, nell'esempio, questo qui è il modo per leggere la variabile d'ambiente, e quello che sta succedendo essenzialmente, dopo viene passata qui, è che se passo una variabile d'ambiente, che si chiama porta, il server si mette a ascoltare in quella determinata porta. Voi sapete che un web server gira sulle 80, da standard, e quindi adesso gli dico, se ti passo le 80, gira sulle 80, altrimenti gira di default sulle 3000. Io adesso gli passo le 80. Ok, adesso lui mi printa, server list running at questo indirizzo qua. Vediamo cosa succede. Apro il browser. Ecco qua. Refresciamo, l'hello world fatto in Node.js che printa sul browser. Benissimo. Ecco. Docker ha preso molto molto piede per quanto riguarda lo sviluppo web e uno dei motivi è questo, che permette di, appunto, come vi ho detto prima, di pacchettizzare tutto quello che è necessario per far partire una determinata applicazione. Tornando al discorso che diceva prima l'assessore, nel mondo enterprise, per esempio, ci sono molte applicazioni che sono applicazioni legacy, che devono stanno su praticamente per miracolo, ok? E hanno bisogno di tutta una serie di dipendenze e di una macchina virtuale o quello che è configurata esattamente per far partire quel tipo di applicazione. Con Docker come si risolverebbe un problema del genere? Si crea un container che ha tutta questa roba dentro e l'unica cosa che è necessaria fare è passarsi questa immagine di container da una macchina all'altra, avere un host dove c'è Docker che sta eseguendo e farlo partire l'immagine con un comando. Adesso l'ho banalizzata e resa semplice, però l'idea è quella. Io adesso ho fatto partire Node.js. Ok, però possiamo fare lo stesso esempio anche con PHP o quello che volete, Python, quello che volete. Il software di solito si sviluppa, va sempre avanti, vengono fuori release nuove. E succede appunto che se io sto sviluppando nella stessa macchina potrei aver bisogno contemporaneamente di mantenere un software vecchio, ok, che girava con un certo ambiente di sviluppo e con una serie di tool, e un altro ambiente di sviluppo che invece è quello che sto usando per fare progetti nuovi con cui voglio partire ad utilizzare tecnologia che è uscita da poco, è più recente, che quindi prima non potevo utilizzare. Il modo perfetto con Docker è crearsi degli ambienti di sviluppo con delle immagini che poi servono per istanziare container con quelle toolchain, con quegli ambienti di sviluppo che mi servono per quel determinato progetto. E in questo modo riuscite a tenere pulita la macchina host dove sviluppate e avere molti ambienti di sviluppo che sono diversi a seconda delle vostre esigenze. Ok. Io prima vi ho fatto vedere come si può entrare, diciamo, in container e installarci la roba, installarci tutto il software che ci serve per poi creare un'immagine che soddisfa le nostre esigenze. Però quello in realtà è un modo che si fa così più per imparare, per smanettare un po'. In realtà quello che si può fare è, quando si è capito bene a cosa serve il nostro software, cosa serve il nostro software per eseguire, quali sono le dipendenze, quali sono le configurazioni, eccetera, eccetera, si può definire un Dockerfile, si chiama, che non è altro che un file dove vengono inserite delle istruzioni dichiarative di come deve essere costruita l'immagine
per il nostro container. Per esempio qui io ho un file di testo che si chiama Dockerfile e che dichiara che l'immagine di partenza è Nginx, che è un web server molto famoso, e poi ci va a copiare dentro il file index.html sulla directory usr share nginx.html. Successivamente buildo con docker build il docker file e quello che succede è che viene scaricata l'immagine di Nginx e ci viene copiato dentro l'index.html e quindi a quel punto ho un'immagine pronta per far partire un container che mi serve quella pagina lì, index.html. Ok, questa qui è la sintassi, ad esempio il from è per dirgli da quale immagine di partenza, quale versione. Per esempio, allora, io adesso, le mie immagini, ho Docker Ubuntu Latest, ok? Questa qui è l'immagine della Ubuntu 16.04, se non erro, ma io posso andare a scaricarmi l'immagine della Ubuntu 15.10, per esempio, semplicemente dicendogli pull Ubuntu e versione. Ok, questa è l'immagine e questa è la versione dell'immagine. Ecco che io posso tornare indietro nel tempo e avere una distribuzione Ubuntu 15.10 su cui so che c'era installato nel package manager una serie di pacchetti e quindi installarli e così via, creare un ambiente che sia esattamente quello che c'era quando c'era Ubuntu 15.10. Ok. Bene, qui ho messo un po' di... ho spiegato un po' come funzionano i Dockerfile, un po' di sintassi, cioè l'entry point è il comando che viene eseguito quando lanciamo il container, oppure... Ecco, vedete qua? Quello che si può fare, per esempio, durante una build di un Dockerfile, è fare il run di un comando all'interno del container. Quindi, in questo caso sto prima aggiornando la lista di pacchetti e poi installando Nginx e altri pacchetti che sono quelli dei certificati. Qui questa è la sintassi, apt-get install, meno i sta per non fare installa senza assume yes, installa senza fermarti, perché quando state buildando il container voi alla fine fate run di una serie di comandi e non volete che siano interattivi, volete che vada avanti tutto il processo e vi crea l'immagine. Poi si possono settare variabili d'ambiente, vedete la variabile d'ambiente, quella che vi ho fatto vedere prima quando ho lanciato node. Se io qui no, questa qui, meno e port, è una variabile d'ambiente. Se io questa non la mettevo, facevo partire node, io adesso vedete di default non sta più eseguendo sulla 80 ma sulla 3000 perché non gli ho passato la variabile d'ambiente. Ok, questo qui è il modo per creare variabili d'ambiente nei Dockerfile. Ok, l'add e il copy sono è la sintassi che viene utilizzata per andare ad aggiungere file all'immagine. Per esempio con l'add si può addirittura andare a scaricare da un sito e contemporaneamente, se è un archivio, scompattarlo e andarlo a copiare all'interno di una cartella del container. Ok. Perché vi servono l'add e il copy? Perché di solito voi state sviluppando la vostra applicazione, a un certo punto fate la release, avete il vostro binario e avete bisogno di creare l'immagine, magari avete il binario sul file system e
e quindi lo andate a copiare dentro il container su cui dopo viene creata l'immagine. Il volume è per condividere i dati, come vi dicevo prima, dall'host al container. Expose o publish da command line serve per mappare le porte sul container. Allora, adesso noi prima abbiamo detto al container utilizza la rete dell'host. Se io non avessi messo questo, il container sarebbe stato isolato, perché ha un'interfaccia, ma questa interfaccia non è raggiungibile dall'esterno. Allora, quello che potevo fare era dirgli, guarda, la porta 80 me la esponi e la mappi sulla 3000. Vedi, adesso lui crede di eseguire ed essere in ascolto sulla 3000, però sulla 3000 non c'è più, perché adesso ho esposto la 80 che viene mappata sulla 3000. Vabbè, tutta una serie di giochetti. Ok, ecco, questo qui è per esempio è un Dockerfile un po' più completo, dove ci sono una minima parte, proprio minima, di quello che in realtà si può fare, perché Docker è giovanissimo, ma nel giro di 2 anni è diventato un progetto mostruoso e complessissimo. E quindi questo qui sarebbe appunto un Dockerfile dove ci sono i vari step che vanno eseguiti per creare l'immagine per il mio container. Altri progetti che sono correlati a Docker sono il Docker Registry, che come vi dicevo prima è un repository di immagini, e ce n'è sia uno pubblico, ma c'è anche un progetto open source per far partire un repository in locale. E quindi io posso fare upload e download delle immagini su questo registry che ho in locale. Magari ho fatto del software che Enterprise, che ha bisogno di non essere rilasciato, posso usare per distribuirlo all'interno dell'azienda un registry enterprise locale all'azienda. Docker Machine è uno strumento che, come dicevo all'inizio delle slide, un wrapper di VirtualBox o altri backend per creare macchine su cui gira Docker, ok? E quindi da CLI posso interagirci facilmente. Docker Swarm invece è un sistema di orchestration di container, è quello ufficiale di Docker, ce ne sono tanti, tra cui Kubernetes, Apache Mesos. Swarm è quello che hanno fatto quelli di Docker. Cos'è un orchestration? È un sistema che vi permette di, quando avete tanti container, di gestirli. Cioè avete bisogno di farli partire su macchine a cui non potete, non volete avere il controllo diretto, oppure avete bisogno di ridondanza e quindi l'orchestrator si occupa di ritirare su container che potenzialmente muoiono perché avete scritto il vostro software buggato, eccetera, eccetera. Docker Compose è un tool che praticamente serve per fare dei link tra container. Se voi avete 2 container, per esempio, avete fatto un'applicazione web e avete web server Nginx con PHP dentro, e avete poi dei dati che vanno salvati sul database MySQL. Con Docker quale sarebbe l'approccio? Sarebbe fare un container con dentro il web server e un container con dentro MySQL. E che poi si parlano, magari con un'applicazione scritta in PHP o in Node, tramite dei socket. Quindi si espongono le porte, come vi ho fatto vedere prima,
eccetera. Con Docker Swarm potete scrivere un file dichiarativo dove descrivete tutti questi link che ci sono tra i vostri container e poi tirate sul sistema con un comando e tutti i vari pezzetti container che avete creato sanno come interagire tra di loro perché è stato descritto in questo file. Poi avete Kitmatic, che è un'interfaccia grafica che non è altro che un browser per cercare le immagini disponibili. Questo qui, che vi sto facendo vedere adesso, è il Docker Registry. Okay. Questa qui, per esempio, è l'immagine GCC che ho utilizzato prima e che è disponibile, si può scaricare nel proprio computer e istanziare un container. Vedete che qua ci sono le varie versioni, 4.9, 5.4, 6.2, cosa vuol dire? Che se voi avete bisogno del GCC 4.9, potete utilizzare GCC 4.9, questa immagine qui, o il 5.4, o il 6.2. Magari voi state scrivendo un programma in C++, per esempio, che utilizza lo standard più recente, che però con il GCC 4.9 non era disponibile. Perfetto, utilizzate il GCC 6.2 o quello che è. Ubuntu Docker invece è una distribuzione minimale che è stata fatta con tutto il necessario per sviluppare e smanettare un po' con Docker, insomma. Però, ripeto, se avete una macchina con Linux, l'unica cosa che dovete fare ormai, almeno su Ubuntu, è tirarlo giù dai pacchetti di sistema ed è già pronto all'uso. Ok. Bene, questa è quanto. Grazie a tutti.